formula di massa lui ci teneva in modo particolare, e una delle ultime battute che lui mi aveva fatto è: io desidero avere sulla mia tomba la formula di massa. E io mi sono messo un po' a sorridere, gli ho detto sì, io non ho nulla che obiettare a mettere la formula di massa, ma ricordati che la nostra formula di massa non è la tua, perché l'abbiamo tenuta Cristo Dullo, tu ed io. Ma con Steven noi ho avuto il piacere di collaborare da quando avevamo tutti e due, eravamo studenti, lui a Cambridge e io da Roma, che avevo visitato la sua università, e da allora siamo rimasti in contatto per fino a qualche ora o giorni fa. Quando ci siamo incontrati la prima volta, siamo tutti e due nati nel 42, tutti e due avevamo 21 anni. E io lo guardavo con il terrore che fra un momento all'altro dovesse mancare. E oramai mi ero abituato che lui fosse immortale. Nel 1970-71 sviluppammo la formula di massa dei buchi neri in tre lavori fondamentali che si susseguirono qualche mese l'uno dall'altro. La formula di massa lui ci teneva in modo particolare, e una delle ultime battute che lui mi aveva fatto è: io desidero avere sulla mia tomba la formula di massa. E io mi sono messo un po' a sorridere, gli ho detto sì, io non ho nulla che obiettare a mettere la formula di massa, ma ricordati che la nostra formula di massa non è la tua, perché l'abbiamo tenuta Cristo Dullo, tu ed io. Lui aveva questo senso fantastico che poteva sopravvivere, superare le difficoltà, per questa, prima di tutto per questa serenità interiore incredibile, per questa amicizia, senso dell'amicizia profonda, e per tenersi al contatto con le grandi scoperte nell'universo. E questo insieme di cose ce lo lascia come una persona di estrema onestà intellettuale, con un splendido esempio di amicizia, e soprattutto sapere avere anche quel senso dell'ironia che gli ha permesso di sopravvivere.